Le recenti e pesanti intimidazioni ai danni di amministratori e professionisti hanno creato un certo allarmismo in provincia di Agrigento. Nelle ultime settimane la criminalità organizzata ha alzato il tiro, per questo motivo lo Stato si appresta a rispondere. Stamattina, convocato dal prefetto Francesca Ferrandino, si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il punto sui gravi fatti che si sono verificati di recente. Tra questi le intimidazioni subite dai primi cittadini di Porto Empedocle, Calogero Firetto e di Menfi, Michele Botta, fatti oggetto di pesanti minacce di morte. Pochi giorni prima era toccato al presidente della provincia di Agrigento Eugenio Dorsi e a tre dirigenti dello stesso ente. Ed ancora l'avvocato Giuseppe Vinciguerra, assessore comunale di Palma di Montechiaro e marito di Fatima Gelona, dirigente del commissariato di polizia di Licata. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha affrontato ogni singolo episodio criminale. Con maggiore attenzione, i vertici delle forze dell'ordine e il prefetto hanno preso in considerazione la possibilità di concedere al sindaco Firetto un servizio di scorta a tutti gli effetti, fornito da uomini appartenenti a polizia, carabinieri e guardia di finanza. Per il momento nulla è trapelato sulle decisioni, attese nelle prossime ore.